In ogni caso, lui ora è Uzumaki Kawaki, il figlio dell'Hokage. Ah, minchia, è finito il capitolo. Nato e cresciuto in questo villaggio. E tu sei un estraneo solitario che ha morso la mano e l'ha sfamato e ora ha tutta Konoha che gli dà la caccia. Sei solamente Boruto. Ora hai capito? Wow, che roba! Quando ci si deve far bannare, ci si deve far bannare. Eccoci. Perfetto. A posto. Ce l'abbiamo qui, signori. Dopo ci facciamo bannare da Twitch. Sì, sì, vai, vai, andate a pigliare la cartigina, vai, spippettiamoci tutti insieme, raga, che cazzo vi devo dire? Mamma mia, quanto è bello. Mamma mia, che bel design, ragazzi. Bello. Si è fatto crescere i capelli, però lui di per sé già era un po' più figo, dai, rispetto agli altri. Ah, ma è Mitsuki! Minchia, pensavo fosse Code per un attimo. Minchia, l'avevo piato per Code. Ancora una volta, vedete? Vedete quando io vi dicevo che la intro di Boruto era da interpretare? Cioè, avevo dato due o tre interpretazioni e non era ancora finita qui? Cioè, mo, l'ulteriore interpretazione quale potrebbe essere? Kawaki affronta Boruto da interno al villaggio. Però mo, il fatto che il villaggio sia zombato in aria, credo che comunque sia stato Kawaki. Però da interno al villaggio. Bordello. Arriva anche Code. Vediamo un pochino com'è cambiato. Mi sa che non è cambiato quasi nulla. No, ha cambiato un po' vestiti, però per il resto è... mi sembra bene o male sempre quello, che era diventato mezzo figo. Sbaglio, ha perso l'occhio. Ho pensato che avrei potuto usare i suoi vecchi amici, a cui lui tiene ancora, per chiamarlo. Ecco, va, perfetto. Iniziando con te, spero tu sappia urlare bene, affinché il tuo grido lo raggiunga. Bene. Gli ha messo i piedi in testa. Cosa dire che ha fatto un ingresso fighissimo? Questo animato, raga. Questo animato. È lui. È il nipote di Lampo Giallo, nonché quarto Kage, nonché figlio del settimo Kage. Leggendario. Leggendario è il migliore del settimo. È il quarto. Leggendario è il quarto. Poi non lo so, mo sarà diventato leggendario pure il settimo, però per me è leggendario il quarto. Poi Naruto quando morirà per me diventa. Chi muore diventa leggenda, mi dispiace così. Mamma che bella sta pagina. Ti sei fatto vedere finalmente, Boruto. Ritira i tuoi mostri, tutti quanti. Fallo ora, finché sei ancora in grado di controllarli. E ti lascerò vivere. Mi hai sentito, quindi sbrigati e fallo. Questa volta perderai più del tuo occhio sinistro. Immagino non esista cura per l'idiozia. Rasengan Utsuiko. È bellissima questa parte, questa scena, perché lui cammina così, Code dietro, lui si gira e cosa fa ora? Mano sempre rivolta, palmo della mano rivolto verso Code. Con una estrae la spada. Sembri davvero sicuro di questo jutsu, quindi è un peccato che tu non riesca a colpirmi. Te l'ho detto, è facile ucciderti e in effetti sono già a metà dell'opera. Cosa? Te lo ripeto un'ultima volta. Questo è il tuo ultimo avvertimento, Code. Wow, ma quanto cazzo stai sgravando, Boruto? Ma quanto sta bosseggiando? Portami dal Decacoda. Se ti rifiuti, puoi morire qui. Molto divertente, Boruto. Tu che uccidi me? Provaci pure. Smettila di muoverti. Che succede? I suoi movimenti vanno oltre il semplice schivare. Non è un genjutsu, né si tratta di cloni. Questo è... che cazzo è? Classico del Rasengan, sempre che lo sponda comunque. Quindi in cosa sarebbe diverso da un Rasengan normale? Allora è Boruto, che sta facendo tremare il terreno. Anzi, l'intera terra. Questo attacco usa la rotazione planetaria. Che sta dicendo questo pazzo? Ma che cosa sta dicendo questo pazzoide? Goditelo! Goditelo! Questa è una delle risposte più belle che abbia mai... Ma questa è bellissima!
È diventato uno dei personaggi più fighi di sempre. Un Rasengan che incorpora il chakra del pianeta, la sua rotazione. Ecco cos'è Utsuhiko. È un po' come anche, se volessi citare in piccola parte, la Spirit Bomb. Spirit Bomb, soprattutto quella lì che fa Goku all'inizio. Il pianeta, insomma. Il potere che sta scorrendo nel tuo corpo adesso non svanirà mai. Proprio come un pianeta non smetterà mai di ruotare. Cioè, Code camperà nella sua vita vedendo questo? Così la camperà. Questo sarà Code d'ora in poi. Il danno continuerà in modo semi-permanente. Semi perché morirai prima che il pianeta smetterà di ruotare. Ehi, ruota tutto qui. Stanne fuori, Kawaki. Mi sei d'intralcio. Mamma mia, quanto cazzo sta bosseggiando. Infiltrazione riuscita. Sta usando i rospi e gli ha messo il rospo. Ah, è Bug. Oddio, non lo riconoscevo. È Bug nell'albero. Ma poverino. Ma che ha fatto inalberato pure a quel poveretto di Bug? Stacce. Stacce, avevo letto poco fa. Confermato. Il Decacode è qui. Bene. Con chi cavolo sta parlando? Ci sono. Non mi dire che mo si fa un mega teletrasportone. E quindi allora lì sì, ha senso. Sì. Ah, volo del dio fulmine. Cazzo, allora si riferiva veramente a Minato. Merda, è troppo tardi. Bug? Infatti è lui. È lui, però. È come se il Decacode tipo si fosse impossessato. Non del suo corpo. Tipo di Bug, ma in qualche altro modo. Con Bug ti riferisci a quel tipo che è diventato un albero dietro di noi? Perché quello non è Bug. Quella creatura davanti a noi è un albero divino. Ho annullato l'Utsuhiko. Alzati e preparati per l'attacco nemico. Non c'è tempo per le spiegazioni, aiutami. Se non vuoi morire, ma che cazzo l'ha liberato? Cosa è successo a Decacode? Quindi ha a che fare con Bug che è stato divorato ed è diventato un albero. Non solo Bug, questo coinvolge anche altri, tutti quelli che sono diventati un albero. E chi altro era diventato un albero? Pare pure qualcun altro oltre Bug. Vabbè, non me lo dite, non me lo ricordo. Tutte le forme di vita su un pianeta, sia quelle attuali che quelle del passato. Questo è un altro personaggio, raga, questo non è lui. Noi alberi divini esistiamo per succhiare il chakra a tutte le creature viventi e formare un frutto del chakra. E un altro, raga, adesso c'è il Rinnegan. Uzio. Almeno quello era il nostro istinto in origine. Questo è Shibai. Questo o è Shibai o è l'essenza di Shibai. Infatti è un altro personaggio. Ma Code, sembra che ci siamo un po' evoluti. Grazie a te che hai risvegliato la nostra consapevolezza. Madonna mia, chi è questo? Non si giro sulla panza stile Boruto Naruto. E intanto mi pare che si è creata una nuova mezza squadra qui. Ma credo che sia la squadra di Decacode questa, lo sapete? Oddio, questo sembra quasi Kawaki in parte. Se lo guardo così pare un momento di Sasuke come taglio di capelli. Se sono alberi divini vuol dire che queste qui sono delle personalità presenti attualmente. Dovrebbe essere così. Cioè questo qui per esempio a me, questo qui dovrebbe essere Bug. Albero divino. Questa mi sembra Delta. Cioè mi sembrava all'inizio Eida, ma in realtà mo che la vedo mi sembra Delta. Questo non so chi cazzo sia, non mi ricorda nessuno. Questo qui sta incappucciato. Sta incappucciato, Boruto lo guarda. Probabilmente qualcuno che comunque ha a che fare con Boruto. E mi pare veramente Sasuke questo qui. Sasuke solo con i capelli lunghi. Anzi più che capelli con l'artiglio lungo. Gli artigli lunghi. Non essere mai più così precipitoso. Ok, questo credo che sia Sasuke. No, non è Sasuke, ragazzi. Allora, questo è... Questo è Kachin Koshi! Non l'avevo visto qui! È Kachin Koshi! C'è il cosino! È lui, cazzo! E c'ha pure il brufoletto. È il brufoletto di Jiraiya, cazzo. Quindi chi è che ha insegnato a Boruto a fa' sta roba? Azze, quindi qua Boruto praticamente muove il suo primo obiettivo al di là di tutto. Sarà salvare Sasuke. Sto pensando di divorare Uzumaki Naruto. Devi capire cosa fare e questo è ciò che conta. Il tuo istinto te lo rivelerà. Chi è il tuo bersaglio? Ah, oddio no, si chiama Idari questo qui. Il Sharingan, interessante. Uchiha Sarada.
Il mio bersaglio è Sarada. Bella, guarda che scena, oh. Guarda che scena. Mamma mia, questo è proprio da anime, raga. Sei in ritardo, stupido Boruto. Bella sta scena. Molto bella questa scena, veramente. Guarda questo, che figone che è diventato pure Mitsuki, oh. Aspettavo questo momento. Mitsuki, aspetta, ascoltami. Non so quale bugie mi abbia detto, ma spostati Sarada, in questo momento non riesco a controllare la mia forza. Sta incazzato come una belva. Se lo vuole proprio... No, sto scherzando. Scusa, ma dovrò essere un po' duro con te, Mitsuki. E gli piazza la spada. Ok, perfetto. Forza, falla finita. Pensi di essere venuto a morire quando in realtà hai perso la speranza. Sei disperato, cosa? Perché la tua fede è stata scossa. Non riesci più a fidarti di ciò in cui credi. O meglio, di ciò in cui vuoi credere. Quindi è come se anche Mitsuki in un certo senso avesse... si fosse instillato il dubbio in Mitsuki. E Boruto qui in questo momento stia cercando di farglielo capire. Sono io il tuo sole. È così semplice. Comunque, gradualmente ho capito che nessuno dei libri qui sembra avere le risposte alle mie domande. Credo che andrò a trovare Uzumaki Naruto. Mamma mia, Kawaki, proprio sposta, di fatti da parte, fratello. Sì, frate. Cioè, dai, gli sta proprio sdiarreando in gola, ragazzi. Accidenti, i karma stanno risuonando. È vero, è vero, è vero, è la risonanza questa. Boruto, dobbiamo andarcene ora. Allontanati, io perderò il controllo. Quindi è costretto ad andarsene. Però questa è una cosa... Questa è una cosa importante, perché qui è come se in un certo senso ci avessero voluto far capire che forse questo può essere un punto debole di Boruto, eh. Torniamo a noi, che stiamo arrivando alla parte più importante. Ci sei, Maori? Dove... Non è possibile, non posso credere che quel Decacoda mi abbia fiutato. Ragazzina, sai chi sono? Sei la volpe a nove code, vero? Azza, è finito! Ma che cazzo! Anche fosse Kurama, o anche fosse comunque una parte del chakra di Kurama rimasta in... cioè, passata di Mawari tramite la nascita, magari, eccetera, eccetera, che si sta sviluppando, e comunque che mantiene man mano, e poi inizierà a ricordare man mano cose... Comunque non sarebbe un problema, perché alla fine il Kurama di Naruto comunque sarebbe andato via, come devo dire, sarebbe scomparso. E comunque a prescindere, cioè quello che voglio dire è che anche quando tornerà, quando il giorno in cui dovesse tornare Naruto, perché tornerà prima o poi, non avrà più Kurama, nel senso la perdita non era tanto di Kurama, come devo dire, perché comunque bene o male Ebisu lo sappiamo che per una questione di... equilibrio, come volete, in teoria rinascono, ok? Quindi si rinascono. Però lì la questione era proprio il fatto che Kurama e Naruto si separassero. Era quella, secondo me. Poi sì, anche la morte, in un certo senso, di Kurama. Però, secondo me, la cosa più di impatto è il fatto proprio della separazione. Che loro due si separano, che loro due smettono di essere un'unica cosa, tra virgolette. È più quello, perché lì automaticamente è quasi come se fosse scontato che poi Kurama comunque non... Cioè sì, muore, ma non muore realmente. Ma come cazzo ho fatto io a non fa... Ma io non la commentai questa roba? Mi sa che la commentai facendo il cretino, dicendo che lui si è innamorato di Mawari. Eh sì, la commentai così. La commentai che lui si era tipo infatuato di Mawari. E quindi si lancia così, il suo modo per dimostrare... sì, è certo. Minchia, aveva già cucinato, porca miseria. Sai, non stanno in sospetto di diventare piuttosto spaventoso quando perde la testa. Quindi non dovresti farla arrabbiare. Aspetta un attimo, Demon, non dirmi che pensi che Ima... È scaricato il tablet, mannaggia cazzo.